Buongiorno a tutti, oggi faremo dei ravioli ai funghi. Quindi il nostro principale ingrediente saranno appunto i funghi. Io qui ho dei funghi di montagna, dei finferli e delle rossule, ma voi potete benissimo utilizzare dei porcini, potete utilizzare un misto, potete utilizzare anche di champignon. Questi sono già stati ripassati in padella con un filino di olio e aglio per una ventina di minuti. E poi andremo anche a frullarli. Comunque, questi sono 300 grammi pesati, già pronti, già ripassati in padella. E poi abbiamo 100 grammi di grana, 150 grammi di ricotta, un po' di pepe, un po' di sale. Questi sono fiocchi di patate, praticamente quelli per fare il purè, per intenderci, e qui abbiamo del prezzemolo. Allora, i fiocchi di patate sono 50 grammi, però di quelli la dose cambia, perché dipende da quanto è asciutta o bagnata la ricotta, da quanto sono asciutti o bagnati i funghi, insomma dipende da un sacco di cose. Ci servirà per addensare il nostro ripieno, praticamente, perché tutti questi ingredienti serviranno per il ripieno dei nostri ravioli. Se non volete mettere i fiocchi di patate, potete benissimo mettere il pane grattugiato. E qui invece abbiamo 3 uova e 300 grammi di farina che ci serviranno per fare la pasta. Se non basterà, ne faremo dell'altra, se sarà un po' di più di quella che serve, dopo dipende da come viene fuori il ripieno. Ci adegueremo. Ora andiamo a incominciare. Ho messo la ricotta e i funghi nel bicchiere frullatore. Ora andiamo a frullare tutto insieme. Ovviamente potete anche usare un altro tipo di frullatore, anche un mixer. Se resta anche qualche pezzettino non è un problema, anzi vogliamo il nostro ripieno diviene anche più rustico, così sentite anche qualche pezzettino di fungo in bocca, però poi lì sta a gusti. Ecco, io direi che così va già bene. Andiamo a trasferirlo in una ciotola. Poi semplicemente aggiungiamo gli altri ingredienti, ovviamente eccetto quelli, l'uovo e la farina, che serviranno per fare la pasta. In grana, una presa di sale, ovviamente anche i funghi erano salati e pepati, però un po' di sale e un po' di pepe vado a metterlo lo stesso. Il prezzemolo. Ora mischiamo tutto insieme e poi lo tiriamo un attimino, lo facciamo rassodare un pochettino con i fiocchi di patate o con il pan grattato, se preferite. Diciamo che i fiocchi di patate vanno bene, per esempio, anche per chi non può utilizzare il pane perché è celiaco, perché è intollerante. Ovviamente in questo caso dovrà utilizzare anche un tipo di farina apposita per la pasta. L'altra volta io ne avevo messi 30 grammi ed erano sufficienti. Ripeto, dipende molto da quanto è bagnato il composto. Ora lo mescolo per bene e poi lo lascio riposare
una mezz'oretta in frigorifero, perché così si amalgama meglio. Nel frattempo andrò a preparare anche la pasta alimentare e farò riposare un pochettino anche quella sotto una boule, come si fa di solito, perché così poi si stende meglio, si lavora meglio. Direi che qui ci va un po' tutto, quei 50 grammi che avevo preparato, E poi il nostro ripieno è pronto. Allora, come vedete, io intanto ho impastato i 3 etti di farina con le 3 uova e ho ottenuto questo pagnottino di pasta che andrò a tirare con la macchinetta per la pasta. E se volete vedere come fare la pasta, perché non vi ho fatto vedere come l'ho impastata, ma alla fin fine penso che siate capaci un po' tutti, comunque, se volete vedere come si fa, potete andare sul video come fare la pasta colorata, sempre che trovate sempre sul mio canale. Allora, adesso andiamo a preparare il sugo, praticamente il condimento per i nostri ravioli. Ho messo a scaldare dell'olio extravergine di oliva, potete utilizzare anche il burro. Ci vado a mettere uno spicchio di aglio tritato, che ovviamente dovrà rosolare un attimino. E intanto vi faccio vedere gli altri ingredienti. Qui abbiamo un po' di funghi, non sono stata lì a pesarli, sono funghi freschi. Anche qui abbiamo finferli, qualche boleto, abbiamo delle rossule, ma anche qui utilizzate gli stessi funghi che avete utilizzato all'interno del ripieno, ecco. Poi abbiamo del prezzemolo e una confezione da 200 ml di panna da cucina. Ovviamente, se fate tanti ravioli invece di questa dose di funghi e di panna, aumentate la dose. Adesso l'aglio è rosolato, vado a rosolare anche i funghi. Metto un po' di sale, un pochino di più perché c'è la panna, un po' di pepe, e lascio cuocere i funghi per una ventina di minuti. Si potrebbe far cuocere anche meno se fossero solo rossule e finferi. Invece ci sono dei funghi dentro che è meglio far cuocere un pochino di più, perché altrimenti potrebbero risultare leggermente tossici. Per cui preferisco far andare via bene l'acqua di cottura dei funghi e comunque farli cuocere di più, perché ci sono per esempio questi che ora non ricordo il nome, ma vanno cotti almeno 20 minuti, per cui li lascio su un pochettino di più. Ovviamente non a questa velocità, poi la abbasserò un pochino perché altrimenti cuociono troppo velocemente. Li ho lasciati cuocere una ventina di minuti, ho aggiunto anche un goccio d'acqua in modo che non friggessero. Adesso vado ad aggiungere la panna. Un po' di sale ancora, poi magari assaggiate, lo sentite se va bene. E a questo punto aggiungo un pochettino di prezzemolo e il nostro sughettino
per condire i ravioli, è pronto. Andiamo ora a preparare i nostri ravioli di funghi. Ho qui la pasta che ho tirato e ho tagliato in quadrettini, come potete vedere. E adesso vado a mettere un po' di ripieno su ogni quadrettino in questo modo. Ovviamente se il quadrettino è un po' più piccolo mettetene un po' di meno, se è un po' più grande ne mettete un po' di più. Ora li vado a chiudere come chiudiamo noi di solito i nostri marubini. E non sto parlando dei marubini cremonesi, ma sto parlando di quelli del mio paese, ostiano. Allora, non si chiudono in mano a differenza degli agnolini. Questi qua, intanto bisogna metterli di traverso, poi si congiungono le due punte, si schiaccia per bene, poi si arrotolano intorno al dito e si saldano così, in questo modo. Sopra così, si chiude bene, arrotolati intorno al dito e saldati. Poi ovviamente andranno fatti un attimino asciugare prima di metterli via, se invece li utilizzate subito non ci sono problemi. Se li volete conservare, li potete surgelare tranquillamente, li disponete ovviamente su un piano di carta, sotto della carta forno, o meglio ancora sui vassoi di carta proprio, e li mettete ben distanziati in modo che non si appiccichino uno con l'altro, li fate asciugare un attimino, poi li mettete in freezer e si possono conservare a lungo, ecco, in questo modo. Una volta congelati ovviamente li mettete in un sacchettino. L'importante è che li facciate congelare uno per uno, ben staccati uno dall'altro. Ovviamente io li farò invece cuocere subito in acqua bollente salata, come per tutte le altre paste ripiene. Ed ecco qua i nostri ravioli già conditi con il sugo ai funghi. E ora li vado a servire in tavola. Un bel piattino e voilà! Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, condividete e magari iscrivetevi al canale. Grazie e buona giornata!